l'orchestra Falcone Borsellino della Città Invisibile. I ragazzi vengono da molto lontano, nel senso che hanno sviluppato nella loro vita i sentimenti, i processi e i valori, l'esempio di due grandi uomini che sono appunto Falcone e Borsellino. Proprio in nome di questi due uomini, noi della Città Invisibile, insieme al Movimento Agende Rosse, abbiamo fatto tante manifestazioni. Proprio ieri siamo stati a Palermo per commemorare Borsellino. Il 19 luglio, la strage di Via D'Amelio. Oggi siamo qua invece come Città Invisibile con l'Orchestra Falcone Borsellino per dedicare questo concerto a una persona che magari alcuni di voi non conoscono, ma è bene che voi conosciate. Perché quando si parla di certi diritti, di certi valori, non si fa solamente della retorica e non si deve fare retorica, si deve pensare alla gente che ogni giorno, ancora oggi, rischia la vita per questa nostra patria, la nostra libertà e i nostri diritti. E sto parlando quindi di chi? Della persona a cui vogliamo dedicare questo concerto, che è il maresciallo Saverio Masi. Maresciallo Saverio Masi è una persona che è capo scorta attualmente del procuratore Nino Di Matteo di Palermo, procuratore che ha ricevuto non so quante minacce di morte, e perché sta conducendo un processo delicatissimo dove si stanno profilando delle inquietanti connessioni tra la mafia e lo Stato nelle stragi, appunto, che sono state quelle di Falcone e di Borsellino. Il maresciallo Masi è però una persona che noi dobbiamo riconoscere come persona eccezionale, perché lui è un carabiniere che ha molti anni fa aveva avuto la possibilità, se avesse potuto, se gliel'avessero consentito, di arrestare il latitante Provenzano e anche il latitante Matteo Messina Denaro, due pericolosissimi uomini. E non gliel'hanno permesso, perché i suoi superiori gli hanno detto di farsi i cavoli suoi. Il maresciallo Masi ha avuto però la sfortuna di, usando l'auto della, perché ovviamente quando si pedinano certi pericolosi latitanti non si possono usare le auto con su scritto carabinieri, no? Ha usato un'auto civile che non è però la sua. E in una di queste battute, dove lui stava inseguendo uno di questi latitanti, è stato segnalato dalla polizia, nel senso che gli hanno fatto una multa per alta velocità. La multa si aggira alla somma di 106 euro. Ebbene, ovviamente, come si fa sempre in questi casi, chi lavora in questo caso, in questo campo, sa bene che arriva in caserma e dice, o al comando dice: la multa l'ho presa perché stavo facendo il mio lavoro. E quindi si mette una firma, il capo dice: mettitela tu oppure te la metto io e vai avanti. La multa è tolta. Nel suo caso invece, siccome in quel caso si poteva dimostrare che lui era alle costole di questi latitanti, che questi latitanti non si dovevano arrestare, perché questo è il problema. E allora il maresciallo Masi è stato condannato, credetemi, è una cosa veramente infamante, ma non a pagare 106 euro, all'espulsione dall'arma, perché lui non ha voluto accettare di dire che quella, di affermare che quella era la sua firma, era la firma del suo comandante, che sapeva bene dove stava andando e perché stava facendo questo pedinamento. Ma siccome è stato bloccato e siccome ci sono delle inquietanti connessioni tra lo Stato e la mafia, lo Stato, quello che funziona, perché c'è anche lo Stato che funziona, viene bloccato dallo Stato che non funziona. Allora capite bene perché il maresciallo Masi oggi è molto, 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 molto in pericolo. E capite bene perché il procuratore Nino Di Matteo lo ha accettato, come ha accolto come caposcorta. Noi siamo molto affezionati a queste persone. Senza di loro la nostra quotidiana, il nostro quotidiano impegno con questi ragazzi non avrebbe senso, perché credetemi, se io dovessi dire che ogni giorno mi devo svegliare, devo impegnare almeno 12 ore della mia giornata per
organizzare e aiutare dei bambini ad educarli nei principi dell'antimafia, non lo farei se non avessi la speranza che c'è qualcuno in Italia che ci dimostra che ancora oggi è importante ed è valido combattere per questi valori. Io voglio solo dire al maresciallo Masi, che qua non c'è, però, e io spero che lui possa ascoltare questo messaggio, che lui non è solo e che ciascuno di voi è con lui, ciascuno di noi è con lui. Noi siamo tutti dei marescialli Masi. Se non abbiamo capito questo, non abbiamo capito niente. E con questo allora consegno al maresciallo Masi questo concerto dei bambini dell'Orchestra Falcone Borsellino, che sia una speranza di rinascita per tutti. Grazie.